Allora, noi trascriviamo gran parte delle nostre serate in questo posto che era diventato magico perché tutte le volte c'era un'atmosfera magnifica e a Giulia piaceva tanto. Giulia era una persona solare, allegra e anche di fronte a qualsiasi tipo di problema era davvero sorridente, felice, ha incontrato una marea di difficoltà nella sua vita. Ma le ha sempre affrontate con forza, con determinazione e con tanto coraggio. Ho un ricordo di Giulia molto bello. Me la ricordo come una persona sempre sorridente che amava la vita. Amava chiacchierare, amava vivere e amava cogliere il più possibile dal tempo che aveva a disposizione. Succede che durante una semplice visita con la sua dottoressa di base si viene a conoscenza di uno strano movimento e si fanno ulteriori indagini e si scopre questo sarcoma alla testa. Passa del tempo e ci sono alti e bassi, ma sono sempre di più bassi. L'ultima volta che ci siamo viste, che è da un po' che lei non stava molto bene, e quindi il momento in cui è stata meglio ci siamo subito incontrate e sono andata a casa sua e abbiamo parlato del più e del meno di tutto e niente, ci siamo divertite, sono felice di averla fatta sorridere. E si arriva ad un dunque in cui purtroppo nessuna terapia può arrivare a colmare quello che è il male nel suo corpo. Giulia aveva quasi 18 anni. No, allora una cosa ci tengo molto a dirla perché è un aneddoto particolare. Una mattina mi sono svegliata, uno degli ultimi giorni della sua vita, mi sono svegliata e le ho mandato un messaggio in cui le scrivevo che speravo che si risvegliasse con il sorriso a seguito di questi giorni difficili. Ovviamente lei a quel messaggio non mi ha mai potuto rispondere perché gli ultimi giorni sono stati tosti e non aveva il desiderio, l'interesse di prendere un telefono in mano. Succede che però lei ci lascia e nel momento in cui ci lascia, sul suo volto compare il sorriso. Sembrato una risposta a quello che io le avevo chiesto e quindi è stato il regalo più bello che mi avesse potuto fare dopo tutto quello che era successo. Quando Giulia è venuta a mancare, abbiamo pensato subito ad un fondo per raccogliere tutto ciò che, cioè tutte quelle donazioni che avrebbero potuto aiutare un'altra persona. Credo che la raccolta fondi sia stata un'idea magnifica. Ho visto molte persone coinvolte e io personalmente ho cercato di coinvolgere tutti condividendo il più possibile. Siamo messi in contatto con la responsabile della Lilt per generare una pagina sul portale in memoria di Giulia e sono contenta che una marea di persone abbiano avuto il desiderio di donare in memoria di Giulia per aiutare il prossimo. E questa campagna di sensibilizzazione è davvero qualcosa di magnifico perché mi rendo conto che finché una persona non è all'interno di alcune circostanze, non potrà mai capire. E quindi, visto che ci siamo entrati in pieno e posso dare il giusto valore a questa cosa, sono davvero felice che possiamo aiutare un'altra bambina, un altro bambino o chiunque altro. E lo dico con il sorriso perché sono certa che se lei fosse stata qui oggi avrebbe spaccato al massimo perché è davvero trasmettere positività era quello che la faceva stare bene e la faceva sorridere.